Negli spazi espositivi di via Cavour 85 ad Arezzo, sabato 14 giugno 2014, si inaugura la mostra personale di pittura di Walter R. Hubert dal titolo Within Without. Ce lo presenta l'artista e ovviamente le sue opere, Daniel Villicana d'Annibale, responsabile dello spazio espositivo, insieme al marito. Daniel si chiama Villicana, ma ha il nome da sposata, il marito è qua con lei, sempre al suo fianco in tutte le iniziative, non solo all'interno di questo spazio, ma anche in mostre portate all'esterno della sede. Ricordiamo l'ultima, la vuoi ricordare? L'ultima mostra che abbiamo fatto qua, ma in precedenza alla Fiera di Arezzo avete riunito una selezione di artisti importanti del territorio aretino per proporla a un pubblico internazionale. Sì, a Arezzo abbiamo presentato Preziosismi d'arte contemporanea. E che la vostra visuale sia più internazionale che localistica lo dimostrano le ultime due mostre, quella che abbiamo recentemente proposto ai nostri telespettatori e quella odierna. Sì, siamo molto molto interessati a creare un ponte, sinceramente, delle possibilità sia per gli artisti locali della Toscana, insomma, italiani, ovviamente, di portarli là. È normale e viceversa, come Walter è molto felice di passare parte della sua vita qui in Italia. Anche la parte, insomma, una parte in California, è molto molto felice di fare questa vita. Allora, Walter è rinomato a livello internazionale, nonché fondatore, direttore creativo e visionario di Silver Birches di Pasadena in California. Walter da oltre 40 anni lavora su progetti per clienti prestigiosi in tutto il mondo, inclusi il National Academy of Recording Arts and Sciences, The Grammys, e l'Academy of Motion Pictures Arts and Sciences, The Oscars. L'ha fatta apposta a scegliere a scrivere questo comunicato stampa per vedere se il mio inglese è arrugginito. Va bene, mi dai il voto oppure? Certamente, no, no. Sempre un 110. Allora, forse è meglio se lo presenti direttamente tu, Walter, e se gli fai anche le domande, poi traducendole per i nostri telespettatori, visto che lo conosci molto, molto meglio di me. Certo, la presento subito, sinceramente, quando... cioè, Walter, diciamo, è una persona che conosco di tutta la mia vita, è un artista eccezionale, sinceramente ci sono pochissimi artisti che raggiungono il successo che lui ha raggiunto nella sua vita. È un pittore principalmente, ma è un artista sinceramente a tutto tondo. Per spiegare la sua grandezza, penso, io ho pensato a Michelangelo, perché Michelangelo sapeva far tutto. Non era l'artista che doveva solo fare il quadro perfetto, cioè, faceva la scultura, la pittura, gli spazi, la scala a Roma, cioè fatto architetto. E Walter è uguale. E Walter per noi, che è venuto sia ora a Arezzo, che ora stiamo allestando, c'è la prima mostra insieme a Michele Loffredo. Allora Daniele, possiamo chiedere intanto che emozione prova a esporre la città di Michelangelo, praticamente, insomma, nella terra di Michele? Humble, I would say humble, very humble. Umile, molto umile. Però credo sia anche gratificato di esporre nella città. Certo, anche questo, sì. Sì, 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 ma è un'esperienza tremenda. Meraviglioso, sì. Quali altri legami, rapporti ha con la nostra terra, Walter? Oltre l'ammirazione per Michelangelo. My family, my mother is Italian, and I live here part of the time. I live in Sormanenta. Sua famiglia, perché la madre è italiana. Ah, e quindi lei parla anche italiano. I try, provo, sì. Va bene, era per mettere alla prova le nostre capacità. E di quale regione d'Italia era originaria sua madre? Napoli Sud, Salerno, sì, alla montagna. E lei, oltre che con Michelangelo, quali rapporti ha con l'arte italiana? Preferisce l'arte rinascimentale, conosce l'arte contemporanea? Arte è arte, è lo stesso, tutto il mondo, arte è arte. To create is to create. With the energy of creation, we create many different things.
volevo chiedere, Daniel, come convivono lui queste due anime, quella del designer che ha una committenza, quindi deve anche rispettare delle regole, e un artista che ha scelto l'informale, quindi il sovvertimento delle regole. When a painter paints, a painter uses many different tools. One of the tools that I don't use is words. Michele uses words beautifully, and Michele has used words to express my work in a very, very beautiful way. Quando dipinge usa molti attrezzi, però uno degli attrezzi che non usa sono le parole. Michele è riuscito. Allora, il Michele chiamato in casa è il professor Michele Loffredo, che fra qualche secondo raggiungeremo, perché è lui che presenterà fra pochi minuti al pubblico la mostra, è lui che ha scritto il testo critico in catalogo che i telespettatori, venendo a visitare la mostra, troveranno proprio qui in via Cavour 85 nello spazio espositivo. Sarà il critico e storico dell'arte Michele Loffredo, direttore del Museo di Casa Vasari, a presentare fra pochi minuti al pubblico l'artista e le sue opere. Il professore ha curato anche il testo critico in catalogo che i telespettatori, venendo a visitare la mostra, troveranno qui in distribuzione. Una scoperta per i nostri telespettatori, perché è la prima volta che ci interessiamo di questo artista, ma credo sia una scoperta per il grande pubblico, perché non so se è la prima volta che esponiamo in Italia. Sì, è la prima volta che espone in Italia, espone qui, è un artista americano, californiano di Pasadena, ha studiato a Los Angeles ed è, diciamo, una delle sue attività principale, almeno che per un quarantennio, è quella di essere uno scenografo, designer. E ha lavorato per grandi, lavora per grandi brand, grandi marchi internazionali, e quindi per allestire convention, mostre, fiere, e anche per dire, con gli artisti di Hollywood, naturalmente. I suoi quadri, scusa se ti interrompo Michele, non, questa matrice, questa professione di design non si evince dalla lettura dei quadri? Non si evince, perché, o almeno se poi uno conosce anche quello che lui ha scritto anche dei libri, diciamo sui fiori, eccetera, non si evince, perché di solito un artista, io ne conosco, come dire, tanti, fanno un tipo di attività tra virgolette commerciale, però non nel senso speciativo del termine, nel senso che hanno un committente che vuole determinate cose, ma nel momento che trovano un ambito personale e un ambito di libertà, per cui questo ambito di Walter Hubert è un ambito sicuramente dove lui può esprimere questa, diciamo, questa volontà colta della pittura. Mi sembra, per quanto riguarda l'espressionismo, che la scelta delle tonalità cromatiche di Hubert rientri proprio nei canoni dell'espressionismo, queste tonalità piuttosto cupe che ci riportano anche alla pittura espressionista della Mitteleuropa, perlomeno come tonalità, come scelte, come cupezza di fondo, magari perlomeno per quanto riguarda le opere, alcune delle opere in mostra oggi, anche se altre sono squarciate come tagliate da un fulmine, da colori caldi, ma diciamo le opere di grandi dimensioni che sono davanti a noi hanno proprio questa cupezza di fondo che ci rimanda all'espressionismo mitteleuropeo. Sì, questo, diciamo, è un'osservazione che ho fatto anche quando ci siamo conosciuti con Hubert, nel senso che ho detto i suoi quadri conservano qualcosa comunque di scuro in particolare. In realtà il riferimento all'espressionismo che c'è, l'espressionismo storico, quello della Mitteleuropa, è comunque esiste, ma in quanto qualcosa è comunque un riferimento, un richiamo un po' marginale, direi, perché diciamo, conoscendo il suo lavoro, è piuttosto deriva da un tipo di pittura che è una pittura che lui utilizza di colori acrilici, e l'espressionismo astratto americano, cioè dei vari Franz Kline oppure di Jackson Pollock, che cosa hanno scoperto al di là ora della libera espressione artistica? Hanno i colori acrilici,
cioè i colori industriali, perché hanno un tempo di asciugatura molto più veloce rispetto all'olio, e questo è anche congeniale per il lavoro che fa Walter, cioè lui utilizza, diciamo, la tela, la mette nel pavimento come faceva Jackson Pollock, quindi non la mette sul cavalletto, e poi lui va all'interno della tela. La tela diventa come una sorta di recinto sacro, di spazio sacro, in cui avviene questo rito, il rito della pittura, diciamo così. E lui ha seguito, sto parlando di un artista che ormai anni fa questo, ha seguito il buddismo zen, ha studiato l'ikebana, è stato, come dire, ha conosciuto lo sciamanesimo, quindi pratica anche la meditazione, quindi prima di poter, diciamo, colorare o utilizzare questi colori, lui fa una sorta di processo di svuotamento della mente, quindi la ragione è messa completamente fuori, e poi i colori vengono messi sulla tela secondo un intuito, un'emotività, secondo poi delle tematiche che lui di volta in volta riesce a scoprire, e quindi sono abbastanza coprenti. La mostra Within Without del maestro statunitense, ma di origini italiane per parte di madre, Walter Hubert Erra, si concluderà il prossimo 12 luglio e sarà visitabile fino ad allora, dal martedì al sabato dalle 16 alle 20, il sabato dalle 11 alle 20 ininterrottamente, oppure previo appuntamento da prendere con Daniel Villicana e Maurizio D'Annibale in via Cavour 85 nello spazio espositivo che state vedendo alle mie spalle.